Siamo al terzo giorno di provvedimenti restrittivi in tutta Italia e anche da noi a Portoferraio, all'Isola d'Elba sono entrati in vigore e la risposta è buona. Le persone, i cittadini, mi sembra di capire che hanno sempre più inteso la gravità della situazione, ma non è ancora sufficiente, bisogna fare di più. Bisogna limitare sempre di più le nostre uscite, bisogna stare il più possibile a casa, perché l'emergenza non è superata, non siamo ancora in sicurezza e quindi bisogna fare ancora di più, bisogna limitare il più possibile le uscite da casa, anche andare a fare la spesa, che è un momento ovviamente fondamentale e imprescindibile, facciamolo il meno possibile, non tutti i giorni e andiamo uno solo a fare la spesa per famiglia, non una famiglia intera. Usciamo solo se la situazione davvero lo richiede, se non ci sono impellenti necessità, perché questo è l'unico modo che abbiamo per garantire che possiamo uscire da questa emergenza. Per il resto, le autorità, le istituzioni stanno, credo, in questo momento facendo il massimo per garantire a tutti di stare in una situazione di controllo e di, tra virgolette, tranquillità. Io voglio esprimere un ringraziamento grande a tutti, a tutto il personale di ogni tipo, a chi lavora nelle pubbliche amministrazioni, a chi lavora nei presidi ospedalieri, quindi personale medico, personale infermieristico, i tecnici, al grande lavoro, al grande impegno che stanno facendo, tutto il personale e tutto il personale del volontariato, le forze dell'ordine, tutti in questo momento sono impegnati al massimo livello perché si possa garantire la tranquillità dei cittadini. Però, come dico, non siamo ancora fuori, siamo ancora dentro questa emergenza, lo siamo ancora, forse ci dovremmo stare ancora per diverso tempo. Quello che mi sento di dire è che la parte sanitaria, il nostro presidio ospedaliero, è ad oggi in una situazione di garantire la situazione, di garantire la gestione della situazione. Abbiamo insieme alle autorità sanitarie definito dei percorsi e dei, come dire, protocolli per gestire questa situazione. È di stamani la notizia che anche un ulteriore protocollo è stato attivato, richiesto da noi, richiesto da tutte le istituzioni, e cioè che oltre alla parte di trattamento di eventuali casi fuori l'ospedale, quindi davanti all'ospedale nelle tende di pre-triage che sono state allestite, ce n'è una nuova che parte stamattina. Anche all'interno dell'ospedale sarà allestito un percorso e un reparto di isolamento che può essere utilizzato per eventuali casi che si dovessero verificare. Stiamo cioè cercando di fare il massimo per essere pronti ad ogni evenienza, ma ripeto, ripeto a tutti i cittadini con il cuore, diamoci una mano, restiamo a casa. È l'unico modo per sconfiggere davvero questa emergenza.